le dichiarazioni anche del nostro Presidente della Regione ci fanno ben sperare che le istanze che abbiamo presentato di riaperture in termini più rapidi possono venire accolte. Questo è molto importante perché i nostri settori stanno soffrendo davvero moltissimo, sono stati i primi a doversi fermare, però adesso hanno l'esigenza assoluta di poter tornare ad esercitare la loro attività. Molti dei vostri, insomma, associati appartengono a quei mondi che hanno avuto una parziale possibilità di apertura, ad esempio con l'asporto piuttosto che con la consegna del pasto a domicilio. Questo ha riguardato in particolare i pubblici esercizi, ma non solo. Abbiamo visto anche tanti negozi di vicinato, di alimentari, di edicole, che naturalmente operando nell'interno di quello che è il loro lavoro, ma facendo anche un'attività molto preziosa, soprattutto per gli anziani, si sono attrezzati per fare le consegne a domicilio. Tra l'altro questo lungo lockdown di positivo credo che abbia anche fatto emergere l'importanza assoluta dei nostri negozi dei centri storici, dei negozi delle periferie, perché io credo che tutti i cittadini si siano resi conto di come, ad esempio, sono triste le nostre città in assenza dei negozi, perdono di identità, oltre che le fanno anche diminuire in sicurezza. Mi auguro fortemente che tutti i cittadini si rendano conto dell'importanza che ha il commercio al dettaglio, dell'importanza che continua a mantenere anche se esiste il commercio online, però non dobbiamo dimenticare che il commercio online va prevalentemente ad alimentari, colossi del web, che oltretutto non pagano nemmeno le imposte nel nostro paese. Contiamo di poter vedere, quando ci sarà una ripresa, che i cittadini tornino dai loro negozianti di fiducia. È un invito che io faccio anche a tutti, significa valorizzare le nostre città e significa spesso fare acquisti in modo più soddisfacente. C'è una lezione che i singoli magari commercianti hanno imparato in questa situazione che possono utilizzare, poi possono portarsi nel futuro? Non bisogna fermarsi nell'innovazione, lo impone un po' la realtà sempre di questi ultimi anni in particolare, ma davanti a una situazione di emergenza questo è emerso con più forza. Dobbiamo essere molto duttili, molto capaci di reinventarci, di adattarci alla situazione, di cogliere le strade per poter continuare a svolgere le nostre attività nel modo che richiede a volte una situazione inaspettata. Questa brutta vicenda potrebbe essere ad esempio anche un'occasione per la modernizzazione del paese. Se ad esempio il governo, invece di continuare a ipotizzare la rocambolesca lotteria dello scontrino per incentivare i pagamenti digitali, desse degli aiuti concreti anche alle piccole attività, questo sicuramente ridurrebbe il contagio, perché purtroppo il denaro contante implica dei rischi in più.